Amici di Endu Channel, oggi vi parlo di salto di bunny hop. Sì, con questa l'avete già vista. E questa, e con questa, e con questa. Sì, il bunny hop, che cos'è? Ne abbiamo sentito parlare ormai in un milione di salse. È il classico salto, il salto del coniglio, detto in maniera brutta in italiana. Ancora i miei stinchi ne parlano, di tutte le volte che mi sono preso i pedali sugli stinchi. Non sarà il vostro caso, perché il mio obiettivo oggi è quello di farvi vedere come si riesce a saltare con il colpo di reni, per dirla in maniera semplice, con tutti i tipi di bici. Questo non perché voglio farvi diventare dei funamboli, non perché voglio farvi fare delle cose strane per strada o negli sterrati, ma perché voglio che attraverso questo video voi riuscite ad acquisire maggior sicurezza e dimestichezza per riuscire a divincolarvi dalle situazioni di pericolo. E allora pronti, pedali non agganciati, e poi vi spiegherò perché, e andiamo a saltare. Volkswagen. E iniziamo con il bunny hop da questa, che è la bici più semplice per eseguire questo esercizio. Sì, è la più semplice perché? Perché hai più presa col manubrio e perché hai l'ammortizzatore che sicuramente ti aiuta, ma dall'altro lato inibisce anche tutti quelli che sono movimenti del corpo. Quindi andiamo a vedere la prima fase che c'è da fare con la bicicletta, con la mountain bike. Il primo esercizio delle quattro fasi è quello della raccolta del manubrio, ovvero vado a spostare il peso indietro, contestualmente spingo con le gambe e tiro con le braccia. È molto importante capire che è il movimento del bacino che fa l'ago della bilancia. Quindi, cosa ancora più importante, questa, assolutamente imparare e iniziare a fare questo esercizio con le scarpe flat, con le scarpe quelle non agganciate, perché altrimenti impareremo in maniera sbagliata, anche perché è il movimento del corpo nell'insieme che deve alzare la bici. Quindi prima fase, quella di spostarsi indietro, mi sposto indietro, sono in questa fase, sposto indietro col bacino, tiro con le braccia e avete sentito bene, gambe leggermente piegate e spingo con le gambe. Vi verranno fuori dei pettorali e dei bicipiti veramente di acciaio, e se vi esercitate su questo sentirete dopo già 5 minuti le braccia che stanno lavorando bene. Iniziamo e vediamo questa prima fase, facciamola bene, via! Abbiamo fatto la prima fase, quindi avete capito molto bene che è la traslazione dei pesi sulla bicicletta, l'equilibrio, il bacino che fa da ago della bilancia, che crea quell'alleggerimento della ruota anteriore che per l'insieme del movimento fa sì che si alzi l'avantreno della bici. A questo punto, per enfatizzare il movimento e per prendere giusta quella sequenza motoria che ci serve per alzare bene la bici, iniziamo a fare la fase 2. Ovviamente io sto enfatizzando il movimento, poi nell'insieme non li vedrete così, diciamo, ampi movimenti. E quindi la fase 2 di cosa si compone? Siamo in posizione comunemente chiamata del manual, lo teniamo per un po'. A questo punto, e qui veramente ci vogliono dei pettorali d'acciaio, cerchiamo di fare ancora uno sforzo, sguardo sempre in avanti e tiro il manubrio al petto. Mi raccomando, sempre un ditino sul freno, soprattutto per chi ha paura magari di andare indietro o comunque una sicurezza in più. Ci vuole tanta forza, ci vuole veramente tanta forza, che verrà distribuita con dei carichi giusti se facciamo la fase 1 in maniera corretta. Per capire bene il movimento che deve fare il petto, i polsi e poi le caviglie, ci predisponiamo a livello motorio per avere poi quello che deve essere la posizione giusta per la fase 3. Allora, questa fase qui in realtà è uno stratagemma che poi non vedremo nell'esercizio nell'insieme, ma è uno stratagemma per far sì che il corpo in automatico faccia il movimento di portare in avanti il peso e poi sollevare la ruota posteriore, che vedremo nella fase successiva. We'll be right back.
fase 3, quella forse più importante, la impariamo sempre andando avanti e indietro con tutte e due le ruote a terra, siamo in fase di apprendimento. Facciamo da sola la fase 3, consiste nell'alzare la ruota posteriore, croce e delizia di tutti i ciclisti, soprattutto gli stradisti che magari non hanno un trascorso di esperienze off-road. Qua è molto importante il discorso che vi facevo all'inizio di usare delle scarpe non con gli agganci, perché è molto importante capire che la ruota posteriore si alza per spinta sul pedale e non per trazione. L'errore che vedo fare nella maggior parte delle situazioni, ed è un errore molto rischioso, perché le persone alzano la bici perché hanno i pedali agganciati, ma creano una forza che va verso l'altro. Questo predispone a una situazione di rischio, perché quando tu tiri la bici con i pedali nella fase aerea sei molto scomposto o scomposta. Ecco che invece avere il movimento giusto, a prescindere dal fatto che poi riusciate o meno ad alzare la ruota posteriore, perché se non l'avete mai fatto non è facile e qualche cerchio quadrato sicuramente ne uscirà fuori, ma è proprio quello di spingere. Quindi, come nella fase 1 noi da davanti siamo andati indietro, nella fase 3 noi da dietro andremo davanti. In questa fase qui, quando stiamo andando avanti, il corpo nell'insieme dovrà fare questo atteggiamento. Sostanzialmente i due polsi decelerano insieme e le due piante dei piedi vanno a spingere sul pedale e vanno in raccolta in questo modo. Se noi avessimo una freccia che fa la direzione di cosa succede qui sotto il piede, non vedremo una forza che va verso l'alto, ma vedremo una forza che raccoglie dietro, va a raccogliere in questo modo. Se non ci fossero i pedali, noi vedremo questo movimento delle gambe e quindi è la spinta e la raccolta che fa sì che la ruota posteriore si alza. Quindi andiamo avanti, deceleriamo con tutti e due i polsi, spingiamo con i piedi e questo crea una trazione dinamica e lavoriamo sempre con il core, con i reni, con questa parte posteriore della schiena, comunque cerchiamo di alzare la ruota posteriore. Sentirete ting tong tang, suonano le campane, soprattutto perché la bici da corsa meglio che non lo fate con le ruote di carbonio all'inizio. Con la mountain bike siete un po' più avvantaggiati. Proviamo, andiamo a vedere. Ed ecco che la situazione si fa più di tendenza. Lo so che li avete già visti i video del maniopo con la mountain bike, ma qua abbiamo la gravel e con la gravel la musica cambia, perché non abbiamo più un manubrio con una leva fatta in questo modo, ma è un manubrio con un'impugnatura con i polsi messi così, non più in questo modo. Come facciamo? Intanto prendiamo bene salda nell'impugnatura alta e mettiamo assieme tutti i movimenti che vi ho fatto vedere, solo che qui invece che decelerare dobbiamo fare questo lavoro con i polsi e il resto dei movimenti è uguale a quello che vi ho fatto vedere con la mountain bike. Cosa cambia? Eccola qua, non avete più l'ampiezza del movimento che c'è quando ho usato il telescopico sulla mountain bike. Che accortezza dovremo avere? Chiaramente non potremo avere l'ampiezza del movimento, perché questa quando la alziamo va a sbattere qui sotto le chiappette dorate, però il movimento ci permetterà di alzare quel tanto la ruota. Ovviamente ci dobbiamo esercitare per riuscire a evitare i momenti di pericolo come quelli che vi ho detto prima. Ed eccola qui, della serie il primo amore non si scorda mai. Qua esci dal tuo stato di comfort. Io ho iniziato da questa e l'ho usata a livello agonistico fino a 16 anni per poi passare su strada. Ovviamente non tutti abbiamo a casa una BMX. Cosa c'è di diverso dalla mountain bike? Reattività, subito. Qui non ti perdona niente. I movimenti che vi ho fatto vedere con la mountain bike, per il fatto che ci sono delle geometrie adatte a voi, per il fatto che ci sono le forcelle ammortizzate, è molto più vostra amica, vi perdona. Questa non vi perdona nulla e c'è il rovescio della medaglia. È un po' più pericolosa, ma impari veramente a cosa vuol dire ad utilizzare il corpo nell'insieme, soprattutto nella fase di compensazione. Eterno dilemma l'atterraggio tra tutti i maestri mondiali di mountain bike. Chi dice di atterrare con la ruota davanti, chi dice di atterrare con la ruota dietro, chi dice di atterrare pari. In realtà non c'è una soluzione, ma c'è una contestualizzazione. Con questa lo impari. Con questo impari anche ad atterrare con la ruota posteriore, perché essendo così piccola c'è una fase in più rispetto a quello che vi ho detto. Quindi mettiamo insieme tutte le fasi della mountain bike, ma quando diventeremo bravi iniziamo a fare anche la fase di ritirare il manubrio verso se stessi e cercare di atterrare con la ruota posteriore. Questo cosa vi serve? Vi serve per prendere quell'atteggiamento
atteggiamento giusto per caso se dovete saltare dei gap, ovvero se ci sono delle buche o un qualcosa e vedete che siete corti. In quel caso lì, con una bici piccolina come questa, se vai ad atterrare di punta ti fai veramente male. Allora qui, facendo questo movimento, riesci a capire anche per caso se stai arrivando corto o se vedi che non ce la fai, andare di là del salto o quello che trovi per strada, compensi e atterri con la ruota posteriore in modo di riuscire ad atterrare comunque in sicurezza. Ed eccola qua, pensavate che me ne ero dimenticato, eh? Molto importante acquisire tutti i movimenti e poi li utilizziamo anche per strada, ovviamente non è che dovete mettervi così a saltare come dei canguri, e ovviamente anche qui c'è la sella molto alta, non avremo quell'escursione di movimento che abbiamo con la mountain bike o con la BMX, ma acquisire la giusta sequenza motoria, l'abitudine ad avere il timing e il movimento giusto vi fa acquisire sicurezza in tutti i frangenti della strada. Provate a pensare uno scolo dell'acqua, un chiusino, provate a pensare quante volte i professionisti, ma anche i dilettanti, Sagan, Van Aert, Van der Poel, si sono salvate in situazioni che sembravano irrecuperabili. Lo ripeto, avere il movimento giusto implica la giusta trasposizione dei pesi, anche se non riusciamo ad alzare la ruota posteriore. Vedrete che qui non riusciamo ad alzare tanto la ruota posteriore, ma riusciamo a divincolarci da situazioni di pericolo. Ovviamente qui la sella ce la sentiremo bene sotto in fase aerea, e consiglio che vi do: queste qui suonano bene in atterraggio, la compensazione, la fase di atterraggio su forti, veemenza, un gesto forte, equilibrato, ma la compensazione in tutte le discipline è importantissima. Quindi ricordatevi, l'ho detto in altri video, queste, tutto quanto sono i nostri ammortizzatori, e quindi non è che una volta che siamo in aria ce ne dobbiamo fregare, dobbiamo essere molto morbidi in atterraggio, soprattutto se abbiamo, come in questo caso, delle ruote in carbonio. Consiglio, non utilizzate le prime volte con la bici da corsa le ruote in carbonio, perché se no sono dolori. Allora, sempre calma e relax quando fate gli esercizi. Mi raccomando, seguiteci. Prossime puntate di Endu Channel. Non usate ruote in carbonio, non è colpa mia se le rendete quadrate. E ci vediamo sempre qui su Endu Channel. Se hai degli spunti, scrivemeli. Freno a mano. Ciao!